Domenica scorsa sul canale è uscito un video in collaborazione, per la precisione la prima collaborazione, con Antonio, che avete già avuto modo di conoscere. Bene, sotto quel video mi è contattata un ragazzo simpaticissimo, anche lui napoletano come noi, che voleva collaborare con me. Ovviamente non potevo rifiutare, e quindi eccoci qua oggi in una nuova collaborazione. Prima di tutto però permettetemi di presentarvi il ragazzo in questione. Su YouTube è conosciuto come Mythico Snake e ha un canale che vanta più di 6.000 iscritti, infatti quando sto registrando questo video è circa 7.000 iscritti e probabilmente sarà cresciuto un botto. Come dice anche la descrizione del suo canale e il banner del suo canale, è un ragazzo campano a cui come me piace la tecnologia, vloggare e anche il cubo di Rubik. Infatti ha una passione per il cubo di Rubik, una cosa che io sin da piccola volevo fare ma non sono mai riuscita a fare. Porta tanti video diversi e sicuramente pubblica da più tempo di me, perché il primo video risalente al suo canale si può trovare a ben 6 anni fa. Ma questi sono altri dettagli che non sto qui a dirvi. Negli ultimi video si sta dedicando molto di più alle recensioni e agli unboxing, e ovviamente ci sono anche contenuti riguardanti il cubo di Rubik. Però ragazzi, ovviamente una semplice presentazione non può farvi capire davvero chi è questo ragazzo, quindi per conoscerlo al meglio dovete per forza andarvi ad iscrivere anche al suo canale, che come al solito trovate sotto nella descrizione. Abbiamo fatto questo video in collaborazione, quindi ovviamente mi ritroverete anche nel suo video, e quindi io direi di non perderci ancora in chiacchiere e iniziare subito con questo video. Hello bella gente, benvenuti in questo nuovissimo video, io sono Irene e oggi ci troviamo nel video in cui vi mostro insieme al Mythico Snake quali sono le app che non possono mai mancare sui nostri dispositivi. Inizieremo con le mie e poi continueremo anche con le sue, quindi non saranno alternate come avete visto nel video di Antonio, ma vi parlerò prima delle mie e poi lascerò la parola a lui per parlare delle sue app. Ed eccoci qua. Prima di iniziare a parlare delle app, tra l'altro, volevo dirvi che sul suo canale troverete app diverse, quindi ne troverete altre 3, che insieme a queste che sto per dirvi adesso, costituiscono le app fondamentali che ho su qualsiasi smartphone. La prima app che non può mai mancare sul mio dispositivo è Spotify, l'app della musica per eccellenza. Non può mai mancare Spotify semplicemente per il fatto che ascolto musica quando posso e non credo che YouTube sia comodo per questo motivo. Invece per quanto riguarda l'applicazione della musica in sé è scomodissima, perché ovviamente tu te la devi prima andare a scaricare e poi la puoi utilizzare. Invece su Spotify hai tutte le canzoni del mondo a portata di mano in qualsiasi momento ed è semplicissimo da utilizzare e ha anche tante funzioni utili. Per quanto riguarda la seconda app, da un po' di tempo a questa parte non posso far a meno di avere VivaCut sullo smartphone. VivaCut è un'applicazione semplicissima che vi permetterà di editare dei video in modo molto semplice utilizzando solo il vostro smartphone. È un'app a pagamento, quindi avrete delle funzioni in meno se utilizzate la versione gratis e soprattutto avrete il watermark, insomma, dell'applicazione che non potete eliminare. Però se per esempio vi serve per fare dei veloci timelapse da magari da ripostare su Instagram o per fare delle cose per TikTok, potrebbe essere l'applicazione più giusta che fa al caso vostro. Infatti lo sto utilizzando ultimamente tantissimo proprio per fare questi famosi timelapse da mettere su Instagram. Infatti se non mi seguite ancora andatemi a seguire, perché spesso quando edito video eccetera o magari studio, faccio cose, vedete qualche timelapse di me che faccio queste cose. Un'altra app che più che app è una caterba di app è tutta la suite di Google, quindi che sia Google Chrome, che sia Google Foto, che sia Gmail e tutte queste cose qua. La suite di Google è la cartella fondamentale che devo avere sempre a disposizione, poiché la uso per fare di tutto. La suite di Google per quanto riguarda presentazioni, documenti, Excel, eccetera, la uso soprattutto per quanto riguarda l'università, ma ultimamente sto iniziando ad usarla anche per YouTube, per magari scrivere alcuni video un po' più particolari o per magari passarmi file con le persone con cui collaboro o con gli altri ragazzi del corso universitario e cose del genere. Quindi Google Drive insieme a Google Presentazioni eccetera deve essere per forza presente. Poi ovviamente c'è Gmail, che non può mai mancare, perché devo controllare le mail per quanto riguarda YouTube e per quanto riguarda tutte le altre cose. Poi Google Foto, perché lì c'è il backup di tutte le foto, i video eccetera che faccio sullo smartphone, quindi anche se dovessi cancellarle per qualche ignoto motivo, lì sopra le ritrovo tranquillamente e posso andarle a recuperare quando mi pare. E quindi diciamo che queste sono 3 delle app principali che ci sono sempre sui miei smartphone.
Ovviamente non mi sembrava il caso di inserire né in questo né nell'altra clip che ho mandato già a Mythico Snake le app per quanto riguarda i social, perché ovviamente i social sono installate sugli smartphone di tutti e sarebbe davvero strano trovare uno smartphone che non abbia dei social installati. Comunque, scherzi a parte, io direi che per questo video può essere tutto, almeno per quanto riguarda il mio punto di vista. Quindi lascio la parola a Mythico Snake e ci rivediamo alla fine del video per i saluti finali. Un salutissimo agli amici del canale Not Irene, però io vi svelo una cosa, a me piace chiamarlo Not Irene. Not Irene perché quel piccolo tocco inglese ha il suo valore, ragazzi, veramente ha il suo valore, quindi Irene, prendilo come un complimento. Allora, in altri casi penso che l'abbia fatto già Irene, ma mi presento anche io, sono Raffaele, arrivo dal canale Mythico Snake, anche io come la carissima Irene tratto principalmente il mondo della tecnologia, blog, unboxing, video recensioni e ultimamente, anche perché mi è stato chiesto, inserito anche il mondo del cubo di Rubik legato alla tecnologia. Ma in altri casi, proprio in questo video di collaborazione, noi andremo a parlare di tre applicazioni che non ci facciamo mai mancare sui nostri dispositivi, che siano Android, che siano iOS. Adesso presento la prima applicazione che non mi deve mai mancare e l'applicazione in questione si chiama Bring, un'applicazione che tratta la lista della spesa, là dove può essere condivisa con altri utenti a tempo stesso che hanno ovviamente la stessa applicazione. Possiamo aggiungere utenti direttamente ad una lista della spesa attraverso l'applicazione. L'applicazione non appena viene aperta subito ci vengono mostrati dei piccoli toggle di colore rosso, che quei toggle ci stanno ad indicare che noi dobbiamo acquistare quel tipo di prodotto. Poi, una volta acquistato quel tipo di prodotto, basta eseguire un semplice tap e quel prodotto viene eliminato dalla lista della spesa in corso. Ovviamente la può modificare anche un altro utente da remoto aggiunto a quella lista, però devo dire che è abbastanza comoda. Più in basso troviamo anche altri toggle che sarebbero i suggeriti, i più utilizzati, e poi devo dire che ha un'altra funzione, ovvero quella di ricerca di un prodotto che possiamo anche inserire noi nel caso non ci fosse. Quindi ragazzi, devo dire che questa applicazione è veramente per chi non si ricorda chi deve comprare al supermercato, farà a caso vostro. Poi non solo, l'applicazione porta anche un'altra bella funzione, ovvero la voce ispirazione, che è una scheda là dove vengono mostrate alcune ricette e nel momento in cui clicchiamo su di quella ricetta vengono mostrati tutti i prodotti da utilizzare ed acquistare per fare quel tipo di ricetta. E questa applicazione, se non ve l'ho detto all'inizio, ve lo dico ora, è disponibile sia per Android sia per iOS. Perfetto, adesso tocca nuovamente a me per quanto riguarda la seconda applicazione. La seconda applicazione è quella che vedete qui sul mio canale, ovvero quella lì che mi ha permesso di creare parte della grafica del canale YouTube, come la copertina, il logo e tutte le miniature che vedete ogni domenica nei miei video. E l'applicazione in questione si chiama Canva, questa volta ve lo dico all'inizio, è disponibile sia per Android sia per iOS. Devo dire che è un'applicazione veramente ben fatta, all'interno porta dei template già preimpostati dove voi potete modificarli a vostro piacimento e ci sono molti e molti template gratuiti, oltre a quelli a pagamento da 1 ai 4 o 5 euro se non erro. E poi non solo potete creare quella vostra grafica del canale YouTube, ma potete creare anche delle storie Instagram come questa, come questa. Insomma ragazzi, devo dire che in Canva dà sfogo alla vostra fantasia sia per quanto riguarda storie Instagram, post Instagram, Facebook, YouTube e quant'altro. Oddio, porta anche dei piani a pagamento, però non è che ve li consiglio più di tanto perché sono dei prezzi leggermente eccessivi. Quindi ragazzi, se volete scaricarla provateci pure, esiste anche il servizio web, quindi non posso far altro che consigliarvela. Ok ragazzi, è arrivato anche a me il momento di presentare la terza, ovvero ultima applicazione di questo video, ed è un'applicazione disponibile sia per Android sia per iOS. L'applicazione in questione si chiama Twisty Timer. Attenzione, per iOS esiste una variante ma prodotta sempre dallo stesso produttore.
ed un'applicazione che non serve a far altro che cronometrare ciò che state facendo. Io principalmente la utilizzo durante le mie sessioni di speed cubing, ovvero allenamento con il cubo di Rubik, che non solo mi consente di fermare o avviare il tempo con un semplice tocco, ma mi consente di tenere sotto controllo la media, il tempo migliore, la media peggiore, deviazione e quant'altro, ma consente anche di tenere archiviati tutti i miei tempi dall'inizio alla fine. Quindi ragazzi, qualsiasi cosa voi vorreste cronometrare o far cronometrare, questa applicazione è anche abbastanza leggera, quindi non posso far altro che consigliarvela. Ripeto, per iOS l'applicazione esiste la variante, ma al di là di questo, qua in basso nella descrizione trovate tutti i link sia alle mie applicazioni, che non devono mai mancare sul mio dispositivo, e sia i link alle applicazioni del canale Not Irene di Irene, che trovate tutti qua in basso in descrizione. Quindi ragazzi, se volete scaricarle, trovate tutto qua in basso. Allora ragazzi, noi siamo arrivati alla fine di questo video. Io non posso far altro che ringraziare la carissima Irene di Not Irene, veramente mi piace così tanto pronunciarlo in questo modo, ma vabbè, al di là di questo particolare, ragazzi, come io faccio solitamente ad ogni fine video, non posso far altro che dirvi di iscrivervi a questo canale se ancora non l'avete fatto, attivare la campanellina delle notifiche, lasciare tutti i vostri pollicioni in su, condividere questo video, ma soprattutto fateci sapere la vostra qua in basso nei commenti e quali sono le vostre applicazioni che non vi fate mai mancare sui vostri dispositivi, che siano Android che siano iOS. Quindi veramente ragazzi, scatenate i vostri commenti qua in basso. E io, ancora una volta, prima di chiudere, grazie veramente Irene per avermi ospitato. In altri casi, ciao, e noi ci vediamo sul mio canale. In tutti i link di riferimento ovviamente Irene me li metterà qua in basso in descrizione. Ciao! Ebbene ragazzi, questo era il video e questi erano anche le tre app più utili secondo Mythical Snake. Vi ricordo nuovamente che il suo canale lo trovate sotto nella descrizione e andatevi a vedere anche il suo video in collaborazione. E niente, io spero che questa nuova collaborazione vi sia piaciuta. Se così è stato, mi lasciate un bel pollice in su, commentare, iscrivervi al canale se ancora l'avete fatto. E noi ci vediamo prossimamente nei prossimi giorni, sempre qua sul canale. Martedì tra l'altro esce un video molto ma molto importante secondo me, quindi vi invito ad attivare la campanellina perché alle 16 lo trovate online sul canale. E niente, noi ci vediamo prossimamente. Bella!